Ieri stasera siamo ben su Gabigor, su quasi a Zobunta, posto che noi siamo in Roliano, piazza Iegia, Ueride, un paese che conta 500 abitanti di stade, 5 volte di più d'inverno, 5 volte di più di stade. Allora, un paese di noi conosciuto per uso bortu, i bortu immaginati, il più grande di Gabigor. Allora, per parlare di mare, di paese, stasera siamo con Patrice Quili, ici de Umere Roliano, buonasera. Buonasera. E siamo in nous, con Jean Marie Pazzali, si de Cabigorsino, il lourd e professore di scienze. Buonasera. Buonasera. Allora, prima domanda per voi, Jomer, siamo in piena stadina, domani saremo da Osto. Qui d'abitudine è carca turista, carca mondo, non sta soprattutto immaginario. A chi ne siamo quest'anno? Quest'anno la stagione è stata mica una di giugno di fino a ora, ma si pare che oggi è il primo giorno che veniamo appena a mondo e qualche vattile che arrivano significa forse una stagione, un mese d'agosto appena meglio che quella di giugno. È una stagione complicata, l'abbiamo intesa. Allora, qui siamo a Bunta e Gabigorso, le Moette. Gabigorso si sente spesso che è un'isola, in dell'isola, di un territorio particolare, largo di una decina di chilometri, montagnolo in noi, con una gima e voli già più di 1300 metri. Ma Gabigorso conosciamo piuttosto sul lato marittimo. Come spiega Jean-Marie Pazzali? Ma qui, se vuoi viaggiare un mare, c'è dappertutto. Siamo come in un battello. Ci sono le marine tutto intorno. E quando si vive in Gabigorso, si è marinaro. Nell'anima. Allora, marinare nell'anima, marinare noi ne abbiamo scontrato ieri, posto che ci siamo andati con la gente del barco marino naturale di Gabigorso, l'ultimo barco creato è stato creato 4 anni fa, dell'8° parco di Francia, fino a riporto che abbiamo fatto con Guillaume Leonetti. Ogni giorno sottiappi da un mare. Per la gente di un barco marino, odia direzione a Bunta e Gabigorso e l'isola di Giraglia. Una di esomissione di conoscere l'ambio marino e per questa lavorano in lea con l'Università di Montpellier. Durante una settimana hanno giuttato in mare Sarnese Gui e fatto misure in 10 luoghi sfarenti di un barco. La plupart des espèces qui évoluent dans l'eau perdent des cellules ou des fragments de cellules et on peut récupérer l'ADN en filtrant. Donc il y a une crépine qui est plongée dans l'eau et avec des pompes péristaltiques, on va venir remplir un filtre qui va capturer l'ADN en fait. Si vous connaissez les espèces qui sont passées dans un lieu qui est studiato et donc nous pouvons connaître la diversité d'espèces qui sont passées et c'est mieux pour connaître les espèces de notre territoire. Conoscere l'ambio marino per proteggerlo meglio e con un altro scopo di suo barco naturale. D'estate i vattili sono numerosi e ciò la prevene sensibilizzare soprattutto per aborto all'erba marina. Donc, faut savoir que vous êtes dans un parc marin. Oui. Ça a été créé il y a 4 ans maintenant. Et on fait beaucoup de sensibilisation sur le mouillage, notamment dans la Posidonie. Et puis, il y a au mare ogni giorno pour régaler de nous jetons des ébiades. C'est plutôt rare de pouvoir les approcher comme ça, que les individus soient plutôt tranquilles, qu'ils viennent jouer même avec le bateau, qu'ils se laissent photographier, c'est pas forcément facile à faire. Mais c'est quand même des moments privilégiés avec ces animaux qui sont quand même pas faciles à voir sur le terrain. Quoi. So 4 anni a Wacker è stato messo in ballo il barco di Gabigorso e di Lagriade. Bole oramai, franca un passo a Nelor Santucci. Allora, per agire in un affare così, un arnese così, ce la conosce. Dunque, conosce, ma lì di già lavorare in agonicenza. Agonicenza, dopo ce la lavorare in preservazione e dopo ce la lavorare in l'arnese di regolamenti. Conosce lo brutte, ce lo è a svilupparlo a Longanda. E con la sfida di suo barco marino che ferma come il più grande di Francia. Allora c'è il barco marino di Gabigorso e di Lagriade, c'è la riserva di Scandola, quella di Eoc e di Bonivaggio, ci sono dei luoghi marini protetti. Jean-Marie Pazzali, allora le regole e le leggi cambiano d'un sito all'altro, non ce n'è mica troppo organismi così? Ascoltate, noi qui in Gabigorso ne siamo veligi di suo barco.
Lo scopo di questo barco, per la bene, è di proteggere l'ambio. E di là, c'è la ragione che veneranno dopo noi le ricchezze che noi vogliamo conoscere oggi. Quello che penso è che è giovane questo barco. E c'è da domandarsi quale sarà il suo vero scopo. Più che di proteggere, ci vorrebbe a sapere quello che si può fare insieme nel suo barco. Ci vorrebbe... Non c'è mica troppo? Non penso mica. Per niente è difficile a capire quanto le regole cambiano? Questo sì, per niente è difficile. Ma per noi ciò che è veramente importante è di adunire tutta la popolazione da reda su barco per far nascere un scopo particolare, per esempio per i pescatori, come si può fare che questa attività di pesca possa continuare negli anni che veneranno, che ci siano sempre i pesci. Allora come si può fare veramente, come si può fare per fare questa protezione? E è su scopo qui che deve nascere tra noi e ce la adunisce tutto il mondo. Allora, Patrice, qui dici, voi siete stati eletti sul barco marino, non ci siete più. Perché è importante un anese così per voi? Per me è importante perché ci voleva adunare, perché sì, il barco ha reso, oggi con questo barco c'è le regole di preservamento di l'environnement, di biodiversità, oggi i pescatori hanno ritrovato questo barco. E questo barco, sì, questo barco lavora in sinergia con l'Office d'environnement, con la CDC, credo che adesso per noi di qualcosa di formidabile, di qualcosa che ha da un due, ci vuole aussi che i pescatori, che si è provvisionale e gli anziani capiscono, e spero a mio avviso oggi cominciano a capire che adesso è un grande affare il barco di Gabigorso e di Agriate. Allora, Gabigorso è sempre stata una terra di marinari, di biscaore, uno dei simboli, e questo soprattutto di Balazzi d'Americano, ce ne ha poco preso 150 qui in Urugione, ma sul rapporto al mare, alla strada, riesce davvero, forse si perde oggi, e chi ne pensa di Patrice Vilice? No, per me, bon, noi c'è meno pescatori oggi, immaginate, ce n'è più che tre, ce n'era se usate fra qualche anni fa, ma spero che i giovani, perché hanno arrivato a confianza al mare, e ce l'ho mica scordato che immaginate un porto di marinare, un porto importante. È sempre un porto di marinare? È sempre un porto di marinare, anche se c'è la presenza oggi, la presenza piuttosto per fare, per che i giovani stanno in paese per campare anche di turismo, perché la presenza turistica è più importante. A prova di noi oggi c'è parecchi giovani che hanno commerci, che lavorano, e poi c'è una mica scordare che la signoria di Damare, che è di Maginè, che è di Rugliano, la signoria della mare, hanno trovato questo porto. E c'è sempre stata una lea tra Maginaggio, Rogliano e Umar. Jean-Marie Pazzali, una domanda. Pescaore, l'ha detto Patrice Guigi, ce n'è di meno in meno Maginaggio. Il barco può essere un arnese per far cambiare l'affare? Se il barco riesce a far rimanere i pesci, se il barco riesce a far capire ai pescatori che è veramente un affare che si può fare tra noi, veramente, allora sì. Può darsi che saranno felici anche i pescatori di avere un barco marino. Perché i pescatori sono piuttosto impauriti, impasseriti quando li erano a faccia. Sicuramente, perché ci sono tutti, perché non si può mica fare come si vuole, sicuramente che ci dà impensierissi. Se sono pescatori, sono perseriti. Ciò la metterli con noi, veramente. E allora lo scopo sarà buono. Jean-Marie Pazzali è ringraziabile, Patrice Quiligi di noi, per questi luoghi, questo appuntamento di Andarisera, ritroverete la settimana che viene in Osanni, sarà con Henri Mariani, ringraziabile.